In Luxottica è tornato il Family Day, a distanza di 7 anni dall'ultimo incontro che vediamo in queste immagini e che aveva visto la presenza del fondatore Leonardo Del Vecchio, le famiglie dei lavoratori si sono ritrovate nello stabilimento di Valcozzena per una giornata di festa. In prossimità del Pala Luxottica è stato allestito un villaggio con un tendone con giostre e balocchi per i più piccoli. Dopo un lungo periodo di stop, resosi necessario per il Covid e dopo la scomparsa di Del Vecchio, il colosso dell'occhiale guidato da Milleri ha dunque riaperto le porte dell'azienda per un momento ludico e istruttivo. 15.000 i partecipanti stimati, tra loro anche il cavaliere Luigi Francavilla. Crede molto nella Gordina Luxottica? Ci crediamo e basta. Certamente. Perché credo ancora? Non è che posso cancellare la credenza, quella continua. La Luxottica ha sempre funzionato? Ha sempre funzionato e funzionerà ancora per i prossimi 50. Mm-hmm. Anche 100. Luxottica è ora essere Luxottica e Agordo. Tutto nasce da qui e tutto continua qui. E quindi oggi vogliamo celebrare appunto le nostre radici, i nostri valori e mostrare a tutte le nostre famiglie che è la famiglia di essere Luxottica che cosa facciamo. In questa area qua montiamo gli occhiali come organizzazione, le lenti in particolare. Quindi, come vediamo dalla linea, iniziamo con le alette, la prima parte dell'occhiale, successivamente alle alette andiamo a montare quello che è il componente più prezioso, diciamo, e più particolare, che è la lente. E il ricordo del fondatore è ancora forte tra i dipendenti. A un anno dalla morte di Leonardo Del Vecchio, la sua Agordo gli riserva ancora un affetto e una gratitudine immutati. È una persona del cuore, una grande persona che è, per mio punto di vista, che adesso che non esistono più le persone come lui.